Sì, non era una partita facile, anche se magari sulla carta sembrava, però comunque loro sono così bene, hanno giocato comunque anche bene, con anche tante ripartenze, penso. Quindi alla fine noi ci prendiamo sto punto, abbiamo comunque fatto un punto, comunque mostro la nostra classifica e niente. Quindi alla fine era secondo me importante non perdere la fine, perché magari queste partite un po' di tempo fa, magari all'ultimo secondo le perdevamo anche. Quindi peccato che quella palla di Erdemann non è entrata, così si prendono tutti e tre punti, però lo prendiamo. Giovedì andiamo a giocare a Chiavari, che dove è un campo molto difficile, e dobbiamo fare bene per forza. Un punto che comunque sia fa scalare la classifica. Sì, comunque, perché comunque ieri i risultati ci sono andati un po' incontro, quindi noi sinceramente, almeno io non la guardo, perché la Serie B è molto, molto strana, devi guardare partita per partita, guardare il tuo campionato, cercare di vincere più partite possibili e alla fine guardare dove siamo arrivati. Vi aspettavate un Crotone così aggressivo? Sì, noi abbiamo seguito Crotone in questa settimana, abbiamo visto 4-5, cioè, ultime 4-5 partite, che comunque è una buona squadra in casa, ultime tre partite ha vinto tutte, quindi corrono tutti, sono giovani, c'è una voglia e anche una bella organizzazione, quindi cioè, ci aspettavamo una partita così, purtroppo non l'abbiamo buttata dentro, ma ci sarà ancora l'occasione per rifarsi, diciamo. Ecco, bravo il Crotone, Ian, ma probabilmente dal Perugia, anche dopo la vittoria contro l'Avellino, ci si aspettava qualcosa in più oggi. Ma diciamo, dobbiamo essere anche realisti, perché comunque ad Avellino abbiamo vinto bene, però agli ultimi secondi. Quindi se qualcuno ci diceva prima di Avellino che in queste due partite prendevamo 4 punti, penso che firmeravamo tutti. Quindi alla fine ci prendiamo sto punto. Oggi non era facile, perché comunque ci siamo svegliati prestissimo, abbiamo mangiato alle 9:30 la pasta, quindi non ci è mai capitato, quindi non voglio che un alibi, però comunque non era facile, con i primi caldi alle 12:30, quindi niente, prendiamoci questo punto, dobbiamo essere tutti positivi e andare avanti. Positivo soprattutto anche la tua prestazione perché anche oggi hai tolto due palle non facili. Sì, quelle, ripeto, come tutta la squadra, partita per partita, siamo con la testa giusta, concentrati, e così secondo me possiamo arrivare in alto. La conferma che insomma la concorrenza fa bene a Papelucci. Sì, ma quella sempre. Io comunque con tutti e due i portieri, cioè tra tutti e tre i portieri, penso che è un'amicizia bella e lavoriamo ogni giorno sodo con Buonaiuti, e penso che alla fine i risultati si vedono, però dobbiamo incontrare così, non sederci. Parlavi di due partite e 4 punti, firmeresti per altri 4 punti nelle prossime due partite? Non lo so, io come ho detto prima, guardiamo partita per partita, andiamo a Chiavari che non è facile, però penso che con la testa giusta e giocando come magari abbiamo giocato ad Avellino, perché comunque a parte la vittoria alla fine, però comunque abbiamo creato tantissimo, si può fare un bel risultato. Presidente, l'avete visto? Che vi ha detto? No, io sinceramente non l'ho visto, però non ci ha detto, cioè perché non l'ho visto non ci ha detto niente, quindi non, si parla domani, però penso che dobbiamo, visto che si gioca già giovedì, dobbiamo già pensare al Chiavari, perché non c'è tempo da perdere.